Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 140. Ciao, benvenuti al mio podcast. In questo rapidissimo podcast impareremo di una bloggata: fare auto opache, fai da te con pochi euro. Ecco, il link per approfondire il tema lo trovate praticamente in descrizione di questo file. Ecco, in sostanza capita a tutti che è un problema di cui, diciamo, tutte le auto nuove, a parte le auto nuove che sono immuni perché sono nuove, tutte le altre con il tempo tendono a subire un deterioramento dei fanali, dato che sono tutti di plastica e non in vetro, e tendono praticamente a diventare opachi oppure ingialliti. Come si può venirne praticamente fuori? Si può dare all'inizio un kit di praticamente specifico per andare a rigenerare il trasparente dei fari. Effettivamente della Arexon un po' funziona, oppure ci si può dare un altro kit Mafra per i fari opachi. In alternativa, se i danni agli ingiallamenti alle luci dei fanali sono proprio modesti, può bastare anche un cencio e della pasta Sidol per pulire i metalli, reperibile in ogni ferramenta. Comunque, per ora la soluzione migliore e più economica, con pochi euro, 5 euro, 6 euro, è il rinnova fanale della Arexon, che ha un prezzo modesto e è facile praticamente da stendere, e effettivamente ha una buona efficacia. Io l'ho provata, effettivamente permette di allungare poi la vita utile del fanale per 3 o 4 o 5 anni, a seconda di che condizioni darete praticamente il fanale Arexon. Però se lo date quasi già da subito, dopo 2 anni che avete la macchina, questo vi protegge il fanale. Altrimenti dovete andare a utilizzare uno spruzzino d'acqua, nastro adesivo per mascherare parte della carrozzeria, un panno di carta asciutto, guanti di protezione per le mani, un pezzetto di carta vetrata da 1000 e poi un trasparente UK CR33 per trasparente lucido extra. E qui ci trovate praticamente il kit su come fare da sé per ripulire i fanali, oppure andate dal meccanico che ci pensa lui con un motorino elettrico che vi ripulisce tutti i fanali. Comunque io vi consiglio, se praticamente dopo che avete fatto l'intervento, di dare sempre almeno un paio, due o tre volte l'anno il rinnova fanale Arexon, perché effettivamente protegge i fanali e garantisce una migliore visuale. È semplice, costa poco, si stende con un panno e con un guanto, si attende 5-10 minuti e poi si porta via con un cencio, poi da usa e getta. E il risultato effettivamente è apprezzabile, non è eccellente, ma indubbiamente è apprezzabile. Per questa rapidissima puntata è tutto. Il link per espandere il tema, appunto, fare auto opache, fai da te con pochi euro. Ecco, il link della bloggata molto pratica lo trovate linkata in descrizione. Ciao, alla prossima.